e su tutti voi scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. È stata presentata oggi a Bolano un'iniziativa davvero curiosa, quella degli Ape Librai. Abbiamo alle nostre spalle questa libreria viaggiante. Di che cosa si tratta? Sì, insomma, un'iniziativa, un bel progetto che è nato, diciamo, dalla collaborazione del mondo associazionistico del nostro ambito. In pratica la libreria raggiunge per adesso 4 comuni: Pignone, Borghetto, Ricò e Follo, e fa il servizio proprio della libreria, cioè vende i libri nuovi ed usati. Il comune di Pignone è uno dei 4 comuni della Val di Vara che ha aderito a questa iniziativa. Per quali motivi? Allora, noi riteniamo importantissimo questo progetto in quanto parliamo di inclusione, di partecipazione, di cultura. E, essendo una piccola comunità, riteniamo questa iniziativa qualcosa di veramente importante, particolare, che sicuramente arricchirà il nostro paese. Gli Ape Librai avranno un compito importante, quello di impollinare, è stato detto così, i comuni, i borghi che toccheranno per portare letteratura, ma non solo. Ha ragione, grazie per aver ripreso questo importante concetto. Appunto, ho parlato della funzione delle api laboriose, perché uno dei nostri credo è che l'inclusione si possa fare vera solo attraverso il fare insieme. Allora i ragazzi del Nuovo Volo, contagiati e contaminati da educatori, andranno in questi borghi, per ora i 4 primi aderenti, e porteranno, oltre a una vera libreria, questa piccola ma vera, un laboratorio creativo. Ogni comune, per rispettare l'originalità del posto, proporrà un suo progetto e sarà portato avanti, come avete sentito, per il valore dell'attesa nell'intero arco dell'anno. Questo progetto potrà concernere qualsiasi attività, pensiero sui libri, ad esempio una raccolta di storie tradizionali. Questo perché? Perché un altro dei nostri valori importanti è che questi laboratori non saranno diretti solo ai bambini, ma insegnanti, genitori, ma perché no, nonni. Quindi laboratori aperti a tutti, a tutte le generazioni, ma anche a tutte le culture. Il sostegno a questa iniziativa è un po' anche una sorta di investimento sulla comunità. Certo, perché abbiamo riconosciuto in questo progetto la capacità di tenere insieme le famiglie, i ragazzi disabili, i loro figli, le istituzioni e la comunità stessa. E quello che è importante in questo momento è tenere insieme, non disgregare.